prepareremo un velocissimo piatto di spaghetti aglio e olio. Ci serviranno degli spaghetti o dei vermicelli, io ho a disposizione questi quadrati, dell'aglio tagliato a fettine privato dell'anima, del peperoncino a pezzetti, dell'olio extravergine di oliva ed eventualmente del prezzemolo tritato. Ragazze, oggi come vedete ho preso la padella piccola, è una porzione piccola perché sennò qua facciamo troppi danni. Nella padella ho versato l'aglio, l'olio, un cucchiaio a persona, un cucchiaio un poco abbondante, e il peperoncino, e l'ho messo a fiamma bassissima perché non deve assolutamente soffriggere, nemmeno imbiondire, deve restare bianco. Per questa ricetta ho seguito i consigli di Simone Ruggiati, che l'ho fatta, mi è piaciuta, l'ho fatta tanti anni fa e quindi conservo questa qua perché mi è piaciuta moltissimo. Quando sono visibili le prime bollicine attorno all'aglio, possiamo mettere qualche cucchiaio di acqua bollente. Alziamo un pochino la fiamma. Inizia a diffondersi un bel profumo. Queste pentole ci vogliono un bel po' a riscaldare, quindi l'aglio è tutelato. Dopo qualche secondo spegniamo e mettiamo da parte. Io l'aglio non lo tolgo perché fa bene, fa le difese immunitarie, tiene alte, quindi meglio che ce lo mangiamo. Nel frattempo l'acqua sarà venuta ad ebollizione, saliamola, non troppo. Dopodiché versiamo gli spaghetti, che saranno pronti appena si piegano. Quindi un minuto e mezzo, massimo due. Sono quasi pronti e devono cuocere poco perché in quest'acqua di cottura non devono rilasciare amido, perché lo dovranno rilasciare nella padella. Questo è un piatto che in passato mi ha messo sempre tanta ansia, perché discussione attorno a questo piatto: viene bene, non mi viene mai bene, ci vuole il sale nell'olio ma poi non si scioglie, si sala l'acqua di cottura, insomma sempre un sacco di discussioni. Pure oggi si stanno, però almeno oggi ho scelto una ricetta e faccio sempre quella. Verso fine cottura alziamo la fiamma. Facciamo asciugare un attimo. Dovevo cuocere un altro po', sono buonissimi. Belli. Un altro po' di acqua. Ottimi. C'è proprio una bella faccia. Siamo attenti ai tempi di cottura della pasta. Assaggiamo, così ci regoliamo pure di sale. Ed eventualmente ne aggiungiamo un po' nell'acqua che aggiungiamo con il mestolo. Buon appetito e alla prossima ricetta. Spero che vi piaccia.